È circolato nei giorni scorsi il calendario dell'apertura della cascata con le date del 2023 per poi scoprire che in realtà è tutto falso perché non c'è alcun calendario e preoccupa soprattutto il fatto che la cascata resti chiusa. E purtroppo per la cascata ci sono problemi, riguardanti la pineta, perché ci sono delle perdite lungo la condotta principale e siccome l'acqua che ne deriva da un pozzo artesiano che si trova sulla 275 è di acqua salmastra, questo ha determinato un essiccamento della pineta, di una parte della pineta. Per salvaguardare tale flora è necessario un periodo di sosta, almeno finché mi sentirò con l'autorità idrica pugliese e poi con l'acquedotto, in modo da capire se ci sono delle possibilità per affrontare e risolvere questo problema. Per noi è un vero peccato, perché la cascata monumentale rappresenta un'attrazione e la storia di Leuca, quindi non poterne usufruire, non poter godere della bellezza è un peccato. Si parla poi tra l'altro di una somma molto importante qualora dovessero essere fatti dei lavori che un comune non può permettersi. No, assolutamente, perché si parla di un preventivo di circa 2 milioni e 400 mila euro per la sostituzione completa della condotta e di 1 milione e 600 mila euro per l'infilaggio nella condotta esistente. Quindi comunque sono cifre per noi impossibili.